pezzo della Milano che cambia. È un pezzo storico della Milano che ha puntato verso la modernità, che cambia ulteriormente. Questa è la zona che con la prima Expo del 1906 mostrò al mondo la modernità di Milano e la capacità di tutta la nostra gente di marciare verso il futuro. Qui ha avuto sede il primo eliporto sul tetto di un edificio in Europa, da qui è partita la prima trasmissione televisiva italiana. Questa è proprio una delle zone tipiche della Lombardia e dell'Italia che guardano al futuro, e quando ci sarà la nuova Expo sarà completata City Life, uno dei quattro poli della modernizzazione urbanistica di Regione Lombardia. Io parlo del polo fieristico di Ropero, già completato nel 2005, parlo dell'area della nuova sede di Regione Lombardia che sarà completata nei primi mesi dell'anno venturo, parlo di City Life e parlo della zona della Val di Repubblica. Sono molto lieto perché è un grandioso progetto che abbiamo concepito qualche anno fa e che passo dopo l'altro sta realizzandosi sotto l'insegna dell'efficienza, della modernità dell'abitare, del lavorare, dello spostarsi e della bellezza. Il segno della bellezza è iscritto nel cuore e nel cervello dei lombardi, il segno della bellezza è il nostro modo di parlare al mondo. Però per essere sostenibile questo progetto deve vendere le case a 8.000 euro al metro quadrato, sarà un quartiere solo per ricchi? Sarà un quartiere diversificato, ormai non ci possono più essere quartieri ad una sola dimensione, ci sarà residenziale, ci saranno uffici, ci sarà verde, ci sarà uno spazio museale, ci saranno spazi di socializzazione, saranno spazi estremamente diversificati. Dopodiché ricordiamoci che la vendita di questo territorio è stato quello che ha, da parte della Fiera, che ne era la proprietaria, è stato quello che ha permesso alla Fiera e a Regione Lombardia di costruire il nuovo polo di Ropero senza un centesimo da parte dello Stato. Abbiamo costruito tutto in autofinanziamento. Una volta di più l'orgoglio dei lombardi è quello di saper veramente fare da soli e di non richiedere allo Stato neanche un centesimo di contributo. Domenica ci sarà l'investitura ufficiale alla sua candidatura da Presidente del Consiglio. Non deve togliere il punto di domanda, deve dire domenica ci sarà l'investitura ufficiale di Formigoni, o meglio, domenica ci sarà l'ufficializzazione ufficializzata di qualche cosa che è già noto. Penanti però la batte sul tempo, come te lo fa oggi? Bene, vuol dire che a lui lo scudetto d'agosto, a me lo scudetto definitivo. Io sono un tipo equilibrato, lascio volentieri qualcosa agli avversari. Lui vince lo scudetto d'agosto, io vinco lo scudetto definitivo. Quello di marzo. Quello di marzo, di maggio, sono quello di fine anno, lo scudetto vero.